Raccontata l'inquietante storia dell'inespressiva. Come sempre, ciao, sono Fede e siamo nel 1972, quando questa donna dalle fattezze inquietanti si presenta al pronto soccorso. Era vestita con un lungo abito bianco, però tutto ricoperto di sangue. Gli infermieri, quando la videro sdraiata sul lettino, pensarono inizialmente si trattasse di un manichino. Dopo essersi mossa, la donna rimase immobile nel letto per tantissime ore, fissando negli occhi tutti gli infermieri che passavano per andare a controllarla. Questi ultimi, infatti, dichiararono che bastava soltanto il contatto visivo con quella donna per avvertire una stranissima sensazione di malessere. E quando arrivò il medico per visitarla, la donna girò lentamente la testa verso di lui e le fece un sorriso inquietante. La donna aveva stranamente dei denti molto aguzzi. Il medico si avvicinò e lei, con uno scatto felino, morse al collo il dottore, che cadde a terra, privo di sensi. La donna a quel punto si alzò, guardò dapprima gli infermieri increduli e poi il dottore, dicendogli: «Io sono Dio». Dopodiché si alzò dal letto lentamente, scavalcò il corpo del dottore e fuggì via. Ma a questo punto fammi sapere qua in un commento se conoscevi questa storia e cosa ne pensi.